dottor Cris Leo, vittima innocente, un errore giudiziario, il caso di Alfredo Bolognesi. Non è che solo in Italia ci sono casi del genere, ma ci dica un po' la storia, questa triste storia durata 14 anni. Allora, è una storia durata 14 anni, 5 processi, 5 gradi di giudizio, 3 assoluzioni, una condanna, 4 anni di carcere interamente espiato, alla fine un giudizio di revisione, assolto. E questo è un errore, questo è un caso eclatante di mala sanità che bisognerebbe evitare da tutte le parti con delle riforme e che con dei poteri maggiori all'avvocatura per quanto riguarda la riforma della giustizia di cui tanto si parla. È un caso umano, questo libro è stato tratto dal diario di Alfonso Bolognesi durante i suoi 4 anni di detenzione e l'ho fatto mio, quindi è diventato un racconto che lui ha fatto a me. Dopodiché gli ho inserito la parte giuridica dei vari processi, è venuto fuori questo volume che stiamo diffondendo da più parti a monito futuro, in modo tale che casi di questo tipo non si verificano più. Ecco, un uomo che ha indossato la divisa, ha giurato fedeltà alla patria, allo Stato, e quando lei si è confrontato con il maresciallo, il suo stato d'animo, il maresciallo qual era? Inizialmente è stato devastante. La moglie è andata a fare umili servigi di cameriera, ha venduto un'abitazione, ha venduto la macchina e dopo la prima condanna a 4 anni si è costituito in carcere e inizialmente è stato preso da una grande depressione. Poi successivamente ha accettato, grazie alla fede e grazie anche alla sua convinzione di non aver fatto nulla. Tutto questo gli ha dato ragione alla fine di questo lungo percorso che abbiamo fatto insieme, un calvario vissuto insieme di 14 anni. Ecco, quindi ricordiamo vittima innocente, un errore giudiziario, il caso Alfonso Bolognesi, Raffaele Gaetano, Cris Leo. Chi volesse acquistare il libro, che è molto importante perché è una storia vera, non è un romanzo. Allora, il libro si può acquistare su eBay, quindi sul sito eBay cliccando Vittima Innocente e poi nei vari punti vendita della regione Campania. Lo stiamo diffondendo anche nelle altre regioni proprio per dare un supporto come caso di mala sanità. Un caso di mala sanità superiore, secondo me, a quello di Enzo Tortora, verso il quale faccio chapeau. Ma Enzo Tortora è stato assolto in secondo grado dopo quasi 400 giorni di carcere. Qui parliamo di 4 anni di carcere e parliamo di 14 anni di processo. 14 anni lunghi, ma la giustizia alla fine ha quasi sempre insomma, la parte giusta. Io aggiungerei giustizia provvidenziale, guai se non ci fosse stata la provvidenza. Maresciallo Bolognesi, 14 anni di calvario. Domanda banale, ma come sono stati vissuti questi 14 anni? Questi 14 anni che hanno segnato la mia la vita e quella della mia famiglia e dei miei parenti, perché io mi sono arruolato nell'arma dei carabinieri perché era un mio sogno da bambino. Io sono stato e lo sono sempre un uomo di Stato, credo nella giustizia sia terrena ma soprattutto quella nostra celeste, che quella è una giustizia divina che è là, non sbaglierà mai. Però ripeto, è stata dura, la mia innocenza mi ha dato la forza di andare avanti, di combattere questa mia battaglia che purtroppo io in certi casi è brutto dirlo, avrei preferito combattere da solo, perché il mio dolore forte è stato vedere la mia famiglia, i miei figli e soprattutto mia moglie soffrire queste ingiustizie, perché mi conoscevano e sapevano che non abbiamo mai mangiato di quel pane
avvelenato. E allora vedere la propria moglie piangere nel letto di notte, non sapere, far finta di dormire perché non avevo parole da dire. Però ho sempre detto, non vi preoccupate, perché andremo in fondo. Ripeto, ho detto sempre, andrò in fondo perché io sono innocente, come voi sapete. E alla fine ho trovato un giudice che ha letto le carte, pertanto io credo sempre nella giustizia. Non voglio dire, come dicono, sei stato fortunato a trovare un giudice che ha letto le carte. No, è stato un giudice che ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, ripeto, bisogna avere fiducia in questa giustizia. Anche se mi ha procurato questo incubo che adesso posso dire è passato, però ha lasciato il segno. Ecco, io preferisco dire collaboratori di giustizia e non pentiti, che pentiti è una cosa ben diversa. Sono molto importanti, però non sempre, questo è un caso, non sempre sortiscono gli effetti reali. Sì, allora io al contrario di lei li chiamo pentiti, perché io per una tipologia di reati posso capire che uno si pente del male fatto, ma chi commette omicidi da uno o due o più di due, 20, 30, prima di diventare un collaboratore e avere benefici, devono avere il perdono delle famiglie che hanno fatto del male. E poi fin quando queste persone parlano per via diretta, che loro hanno fatto in concorso con altre persone che accusano, è un conto, ma il sentito dire, per il sentito dire deve essere preso con le pinze dagli inquisitori. Uno deve essere preso con le pinze e poi bisogna ascoltare, scusatemi, le fonti. Uno bisogna ascoltare e poi bisogna anche vedere, specialmente nel mio caso e nei casi dei miei colleghi che hanno lavorato sul campo, che gli hanno procurato problemi giudiziari arrestando il denunciante, mettendo il cattiva luce verso i loro boss, signori miei, ma questo è un minimo di rancore e di vendetta ce l'avevano, non un minimo, ma pertanto siamo esposti in prima linea, oltre che noi non ci abbiamo scorte, ma come noi anche i nostri familiari, perché esistono anche nelle minacce, pertanto vanno presi, ripeto, con le pinze, uno, e poi per tipologia di reato. Chi ammazza gente deve avere prima di tutto il perdono delle persone che hanno sofferto per l'errore male fatto. Ecco, fra poco si inizia con la presentazione del libro. Un messaggio di speranza per chi sta vivendo oggi il suo calvario. Allora, la speranza non bisogna mai perderla. Una persona innocente, soprattutto le persone innocenti, non devono perdere la speranza, perché la verità emergerà sempre. L'importante è restare calmi e, ripeto, non perdere la speranza e avere la forza di andare avanti, nel mio caso da credente, affidarsi al nostro Signore. Io mi sono affidato da credente, sì, prima, però se uno comincia a perdersi nel buio e allora è finito, invece no, perché ripeto, arriverà il giorno della verità. Grazie, auguri. Senatore, quest'oggi si parla di giustizia, cattiva giustizia, buona giustizia, in tal caso di buona giustizia, perché malgrado i tanti anni, 14, il tutto è andato a un buon fine. Beh sì, in effetti si parla di buona giustizia, ma 14 anni sono comunque tanti, nonostante il risultato e l'esito poi favorevole per il luogotenente bolognesi. Si tratta di una storia veramente avvincente, ma che fa riflettere su come approcciare a determinate situazioni di mala giustizia. Ecco, lei è proprio, ecco, il suo campo, quello della giustizia. Si parla tanto di riforme della giustizia. Attualmente com'è la situazione? Beh, la situazione attuale è abbastanza caotica. Ci ritroviamo di fronte a un governo che, per un lato, taglia tutti quelli che sono gli strumenti
tipo intercettazioni, abuso d'ufficio, che permetterebbero alle autorità di fare un controllo approfondito e anche di prevenzione su determinati, anche quindi di deterrenza su determinate tipologie di reato. E contestualmente però ci ritroveremo, ma questo anche a seguito dalla relazione presentata dal procuratore capo Melillo, ci ritroveremo da qui a breve in una situazione abbastanza caotica sia nelle procure, prefetture, ma anche all'interno dei tribunali, quindi c'è da fare molto e il tempo a disposizione è breve.